E salve a tutti, gente, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. Oggi ho comprato le nuove cuffie, cioè, non... no, mi ha comprato le nuove cuffie, cui si sente da Dio veramente. Non so, sembra di sentire un altro suono. E per di più, c'è il microfono incorporato, quindi non si sente tutto il casino solito. E credo che non si sentano pure i tasti, quindi speriamo bene. Caso contrario, vedrò come sistemare l'intera Mardan. Intanto qui si stanno spawnando un bordello di mostri. GG. Ok. Cioè, come vedete, la difficoltà preimpostata di Minecraft è stata quella che hanno veramente detto, in quanto, beh, uccidendo dei zombie se ne spawnano altri. Werka, werka, dammi la struttura, porca, porca. E per di più si passa il tempo in un posto, più ci sono dei mob. Quindi cerchiamo di... cioè, più la difficoltà aumenta, questo hanno detto. E questo si sta mantenendo parola data, ecco. Porca vacca. Porca vacca. Allora, come si sistema sto casino adesso? Come si sistema sto casino? Serve terra, legno e per di più non c'ho il letto. Vediamo come fare, ecco che mi sono letteralmente stancato. Quindi, volete dire che non c'ho né legna né niente? Sì. Allora, questo ce l'ho almeno. Poi, terra ce l'ho. Così, ok. Così no, però. GG, così, così, mi manca del legno, porca vacca, una staccionata, e il mio letto che logicamente ho perso. Meno male c'ho i tre pezzi, guardate qua, 1, 2, 3. Facciamo direttamente il letto, ok. Logicamente credo che avrete già sentito gli episodi con queste cuffie, credo in Black Ops, se farò dei video. In altri video allenando prima di questo, però non nei precedenti video di Minecraft Ita, quindi GG. Allora adesso dobbiamo andare a prendere quella legna che butto più male. Serve l'albero, ok, ce l'abbiamo qua. Sì, per il legno puro, ok. Poi ok, perfetto. Poi però ci serve quell'altra legna che dobbiamo andare dall'altra parte. Ah no, guarda, siamo nell'inventario, Irletta, che non sono io. Ok, andiamo. C'ho 5 tacche. Intanto c'ho cioè, il ripetitore del segnale wireless dietro dove del PC, quindi c'è meno lag, ecco. GG. Prendiamo questo. Ok, io ci sono e sono bello pronto. Ok, andiamo. Lancio i maiali che mi sa che mi sono uccisi. Ah, e credo che mi dovrò sbrigare o a mettere le torce qua intorno, perché se no spawnano mob a nastro, oppure a chiudere qua dove è sto castello. Quindi allora vediamo quanta stone ho prima di concludere l'intera Mardan. Allora abbiamo 17 di questo, pierlet ce l'ho già, però vabbè. GG, GG a me. Così, ok. Il letto l'abbiamo, ok. Facciamo quelle staccionate lì. Quindi, ok. Ok, perfetto. E distruggiamo qua. Perfetto. Adesso vediamo quanta stone abbiamo. 2 pezzi. Ah, fanbro. Però abbiamo un paio di cobblestone. C'è un paio, un po'. Quindi facciamo una fornace. Cerchiamo di migliorare l'intervallo traffico. Qui adesso ne abbiamo due, facciamo così. GG. Mi tengo un po' a caso esploda un altro creeper. Bene. E qua mettiamone un altro po'. Cioè non proprio tutta, perché in caso
Mi serve per un paio di attrezzi come prevedo, ce l'ho, ma in 10 me la tengo. Adesso devo fare la cupola. Però devo capire come farla. Cioè, allora, qua muori. Lol. Allora, io la farei di 3. Qua di 3. Cioè, guarda, c'è già la stone. Meglio così. Quindi avete detto di 3. Ok. Qua 3. Cercando di capire come farla, perché vabbè, se faccio 3, no, se faccio 3 non mi gusta, dovrei farla tipo, ok, ho capito, ho capito, ci siamo, qua devo demolire, e quando viene notte devo sempre andare a dormire, perché altrimenti si riempie di mob. Ok, poi vabbè, qua dobbiamo distruggere tutto. GG. Piano di zanzare, scusate, lol. Uccidiamo un paio di mob, ma cioè di mob, lol, prendiamo la cobra, sto qua, questa roba qui. Avete capito? Lol. Allora, facciamo così. 1, 2. Qua distruggiamo così poi non mi confondo. Ok. Facciamo altri 3 qua. Quindi fino a qui. Quindi 3. Qua lo distruggiamo logicamente. E anche qua per sicurezza, così poi non mi vado a confondere. Ok. Allora, noi siamo rimasti allora 3. 3. Qua logicamente ci deve essere un altro 3. Cioè non è proprio un cerchio, è un tipo di quadrato particolare. Allora, pala. E spaliamo tutto. Ah. L'avevo predetto io che si doveva finire. Oh, call. È pieno di call. Bene. Ok, andiamo su. Facciamo così. Facciamo un'altra ascia, un altro piccone. Quindi li facciamo subito. Allora, c'è ascia, lol. Questo. Questo piccone, sì. GG. Piccone. E qua mettiamo a cuocere. Tanto, vabbè. Qua mettiamo 16. Ok, vai. Oh, ne ho messi di più, lol. Bene, c'è entrato un altro nemico, lol. GG. Cerca appena uscito, bro. GG estremo. Va bene, cerchiamo il finestratore perché la vorrei finire il prima possibile. Poi vabbè, credo che a telecamere spente la farò anche dall'altra parte, per evitare appunto di fare video, cioè troppi video, perché poi diventerebbe troppo noioso, cosa che secondo me è già lol. Boh, tanto poi ci sono voci ambigue. Lol. Proseguiamo. Qua spacchiamo. Beh, poi prima o poi spaccherò tutto, credo che lo farò come già detto, telecamere spente, così vi evito la parte più noiosa dell'intera Ambaradan. Ok, così. 5, gli altri 2. Facciamo l'altezza di questo. Poi qui logicamente spianerò, farò lo stesso, quello stile lì. E la farò ancora più alta, cioè dopo
Quindi siamo arrivati a questa tesa e sono pirla, praticamente, perché non dovevo mettere questi blocchi. GG. Lol. Tanto prendiamo questa stone e left game. Ma perché esce sempre? Cioè entra e esce, entra e esce. Lol. Qua io farei mettere intanto una torcia così lo spawnano al mondo. Poi farei delle scale a chiocciola, cioè scale a pioli, GG, queste qua. Ok, un paio ci stanno. E porca vacca. Ok, queste qua. Poi altro legno normale questo qua, che mi è abbastanza utile, intanto vediamo queste. I zombie non le sanno ancora salire per fortuna. Mettiamo così. Facciamo una cosa di questo tipo. L'idea mi è venuta in mente solamente ora, però meglio così. Qua però altra stone, serve stone. Eppure qui. E qui. Qua mettiamo le scale. Ok, così. Poi mangiamo. Non so perché mi sono riempito la barra lì mangiando poco niente. Mi sa che hanno aumentato le cosciotte. GG. Poi vabbè, scusate un attimo, ne mettiamo un'altra qua. Ok, perfetto. Facciamo una roba di questo tipo. Poi qui logicamente dobbiamo spaccarlo, mettere la stone, mettere questo, anche se non riesco a capire. Ok, no, ci siamo, ho detto che ci siamo, no, che dovevo scascare. Porca vacca, lol. Mettiamo questo. Ok, e vediamo com'è, cioè com'è venuto più o meno. Qua dentro c'è questo, magari mettiamo, non so, qualcosa. Lol. E per ora è venuta una cosa di questo tipo. Sicuramente questa non è una torre, cioè è metà torre. Sopra dovremo farlo man mano che proseguiremo con la costruzione. Poi adesso off camera, come detto, la faccio dall'altra parte. Scavo anche il fossato, in modo tale che nel prossimo episodio potremo andare in caverna per la prima volta. Io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, commentate e ciao ciao.